Buonasera e bentrovati con Pro e Contro. Dopo un paio di trasmissioni giustamente celebrative del Teramo, di questo grandissimo campionato vinto dalla squadra di Vincenzo Vivarini, di questa Serie B conquistata sul campo, oggi torniamo nel formato abituale e purtroppo torniamo ad una realtà che è molto più brusca ed è molto più brutta, perché lo sapete, è notizia ormai di 2 giorni, questo nuovo filone del calcio scommesse che è stato aperto che ha colpito tremendamente la nostra regione, in particolare con il fermo nei confronti dell'ormai ex responsabile dell'area tecnica dell'Aquila, Ercole Di Nicola, ma poi ci sono diversi altri personaggi originari dell'Abruzzo o che hanno giocato o sono stati comunque interessati in vicende calcistiche abruzzesi e che sono purtroppo coinvolte. Sono giornate e ore frenetiche perché poi vengono fuori mano a mano tanti particolari, addirittura nelle ultime ore è uscito fuori anche un presunto coinvolgimento, di altre 3 squadre. Ci sarebbero altre partite che toccherebbero Salernitana, Ascoli e Benevento, ma chiaramente, sono tutte situazioni da verificare e certamente questo è il lato più brutto, del mondo del calcio, il lato che non ci piace, ma purtroppo, dobbiamo parlare anche di questo perché, ce lo impone, la più stretta attualità, anche se poi l'attualità in queste ore si chiama anche Teramo, che domani sarà in campo per la Supercoppa di Lega Pro e poi, sempre per la parte più pulita del calcio, oltre al Teramo, un'altra impresa firmata dal San Nicolò per i playoff di Serie D. La squadra di Epifani ha, dopo aver battuto il Campobasso a Campobasso, ha violato anche il campo di San Benedetto del Tronto. Quindi domenica si giocherà la finale playoff del Girone F sul campo del Fano. 2-0 la vittoria del San Nicolò. Avremo tanti contributi e abbiamo, penso, gli ospiti giusti per parlare di argomenti, sia quelli meno delicati, ma sia anche quelli più delicati. Subito il procuratore Angelo Arquilla. Buonasera Angelo, Ciao, buonasera. bentornato. Ciao. Poi il collega del centro che segue da vicino le vicende dell'Aquila, Gianmarco Menga. Buonasera, Ciao buonasera Gianmarco e ben ritrovato. E poi il dirigente sportivo Giuseppe Tambone. Buonasera. Buonasera. Buonasera Giuseppe. Allora, Angelo, insomma, questa è una. Quello che è accaduto, insomma, non ci voleva, anche perché eravamo freschi di un'impresa celebrata in Lega Pro, la vittoria del Teramo. È vero, il Teramo ci aveva dato questo bellissimo regalo di questa bellissima cavalcata di Vivarini, di Giuseppe, il presidente Campitelli, con tutta la squadra che abbiamo elogiato fino a qualche giorno fa. Certo. E questa notizia sicuramente rattrista un po' tutti. E io dico, parlo proprio di tristezza, perché tutto il resto è veramente noia, è veramente una cosa squallida che parlarne Costa, ci costa tanto. veramente. Quindi voglio dire, per carità, siamo tutti garantisti, nel senso Certo. siamo alle indagini, quindi la magistratura farà il suo corso, però insomma le intercettazioni mi sembrano che sono pesanti, se non pesantissime. Io credo che sia Fanno venire fuori una uno mannaia per l'Aquila spaccato irrecuperabile, preoccupante. credo che debbano un attimino riflettere su tutto quello che è successo. È una brutta pagina per l'Abruzzo perché ce ne sono tanti di personaggi abruzzesi, parliamo di ex giocatori, parliamo di questo direttore che io non conosco, conosco solo di nome, e di Nucifori, che è una persona insomma navigata Certo. nel campo del calcio locale e non, quindi agli arresti, quindi è una cosa veramente triste. Di giocatori che stavano giocando il campionato, giocatori insomma Molti di di questi avevano categoria. anche festeggiato la Veramente salvezza parliamo recentemente di con Sant'Arcangelo. non so neanche l'aggettivo non ce l'ho. L'aggettivo non ce l'ho perché Basiti, stupefatti. perché è talmente grave quello che c'è che l'aggettivo bisogna inventarlo forse, dottor Tambone. Allora, prima di sentire Gianmarco, che è molto vicino alle vicende aquilane, vado dal dirigente sportivo Giuseppe Tambone. Ma che dire? Sicuramente è una situazione che al di là del coinvolgimento degli abruzzesi o pseudo-abruzzesi o persone che si conoscono personalmente o no, credo che sia una nuova puntata di un calcio che forse sta cambiando nel modo peggiore come impatto, ma migliore a livello di rapidità. È un calcio che non si è saputo gestire, che non ha saputo trovare i modi giusti per rinnovarsi all'interno
ha lasciato lo spazio al malaffare. Questo malaffare sta venendo fuori e la magistratura, la polizia, gli inquirenti, i magistrati stanno facendo quello che un calcio sano e coerente avrebbe già dovuto fare, non tanto per i personaggi che lasciano il tempo che trovano, ma proprio per le modalità, cioè solo pensare di poter alterare in questo modo le partite, come hanno fatto in Serie A, in Serie B, adesso in C, adesso in D, o come c'è questo, solo ecco, pensare di poter gestire e vivere il calcio con questo malcostume è una cosa che il calcio avrebbe dovuto impedire dal di dentro, non c'è riuscito. E dico io, viva Dio, che ci sta pensando qualcuno dall'esterno. Un calcio che deve riflettere, quando Malagò si dice preoccupato, ha ragione, perché in questa fase storica... Però magari probabilmente... prendessero provvedimenti. Ecco, dico, in questa fase storica... a fare la federazione intervenire su, pesantemente. Dico, in questa fase storica è chiaro che gli organi sportivi non sono riusciti a rigenerarsi e adesso, come è successo negli anni scorsi con altri filoni, si trovano di fronte al fatto compiuto, a un lavoro fatto dalla magistratura a cui bisognerà dare risposte. Anche perché detto questo, però, Calciopoli non è bastata poi l'inchiesta Last Bet, che ha preso le mosse da Cremona, un primo filone del calcio scommessa che aveva dato una prima falciata con nomi anche importanti, sì, di giocatori di Serie A, dirigenti di Serie A, vecchie glorie. Detto questo, però, bisogna stare anche attenti, perché quanto è emerso in questi due giorni, ma dico io, quanto ancora di tanto emergerà. Perché se non l'ho letto male, ci sono 10.000 pagine di intercettazioni, sono condensati alcuni spezzoni all'interno di questa ordinanza di 1.267 pagine. Però ecco, credo che in tutta questa vicenda che è uscita in questi giorni sia solo la punta dell'iceberg, perché se andiamo ad analizzare un po' quello che è accaduto, gli elementi che abbiamo in questo momento, e fermo restando che non dobbiamo lasciarci prendere dal giustizionalismo, dobbiamo essere garantisti, certo. Sono delle accuse, sono delle ipotesi, ipotesi accusatorie che per quanto ipotesi pesanti, gravi, ma comunque ipotesi. Per quanto gravi e pesanti vanno provate, le singole posizioni vanno, certo, verificate, bisogna dare la possibilità di spiegare, perché molto spesso bisogna anche stare attento alle intercettazioni, perché nelle intercettazioni nella trascrizione non emerge quello che è nella chiacchiera normale, può essere l'enfasi, il tono della voce, il tono, certo, scherzoso o meno. È chiaro che dietro a quelle che sono le intercettazioni ci dovranno essere, e magari ci saranno sicuramente, perché parliamo di 50 provvedimenti di fermo, quindi credo che situazioni probatorie ci siano. Indagati, quindi, tra l'altro, un'indagine tenuta in gran segreto e molto, molto rapida, perché in 8 mesi hanno fatto. Certo, anche... partita poi da un altro filone che riguardava casi di malavita. E non so, Calabria, non so poi... ecco, se mi dilungo troppo, però volevo dare un altro elemento, così sentiamo anche gli altri tuoi ospiti. In questo momento sul terreno degli inquirenti c'è un grande assente. Il grande assente è l'anello finale, che sono i calciatori. Perché qui parlano i dirigenti, parlano i presidenti, parlano però i direttori, mezzo al campo ci vanno i calciatori. Parlano gli allenatori, ma di calciatori, al di là di una serie di omissis, di posizioni da verificare, da persone da identificare, ce ne sono poche. E questo vorrà dire una cosa che da un lato può essere preoccupante, da un altro potrebbe essere un po' più di sollievo per quelle società, quei tesserati che in questo momento stanno vivendo dei momenti di incertezza, e che bisognerà capire se la pistola fumante esiste o non esiste, e comunque va trovata. Allora, vi interrompo perché abbiamo il primo collegamento telefonico. Io ringrazio particolarmente l'ospite che stiamo per salutare, perché comprendiamo anche il momento che il professionista nel caso, ma poi anche l'assistito, stanno attraversando. Io saluto, do la buonasera a Libera D'Ameglio, avvocato Libera D'Ameglio, legale di Ercole Di Nicola. Buonasera, avvocato. Buonasera a lei e buonasera a tutti voi.
Allora, lei insomma, ha avuto modo di vedere insomma, Ercole Di Nicola nelle ultime ore? Io le rappresento che attualmente sono già arrivata a Venezia. Oggi pomeriggio, intorno alle 13.40, mi è stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza di convalida del fermo per domani alle ore 14 presso la casa circondariale di Venezia. Quindi avevo già messo in programma di partire, ovviamente è arrivato anche per tempo questo avviso. Ho provato a fare visita all'assistito, appena arrivata ovviamente ero fuori per un tempo massimo, quindi domattina mi recherò di buon'ora da lui, resterò con lui tutta la mattinata, affronteremo tutte le tematiche ahimè che del caso bisogna occuparsi e poi alle 2 aspetteremo il GIP che per rogatoria presiderà all'udienza di convalida del fermo. Ecco, domani ci sarà appunto l'udienza. Alla luce degli elementi che lei ha a disposizione, che poi sicuramente una parte di questi non sono ufficiali e magari sono o per sentito dire o magari attraverso la stampa, no? Queste intercettazioni che sono state già riportate. Qual è il quadro che emerge, chiaramente in maniera non proprio ufficiale, ci rendiamo conto in questo momento? Lei ha detto una cosa giusta, attualmente ci sono solo notizie ufficiose perché in una fase di indagine dove c'è solo un provvedimento di fermo al difensore tecnicamente non spetta alcunché, quindi probabilmente i mass media e voi sapete direttamente per sommi capi forse qualcosa in più rispetto anche proprio all'avvocato. Sicuramente l'imputazione per come si sente dire per quello che mi è stato riferito comunque al momento del fermo del mio assistito sono imputazioni serie quanto a titoli di reato, calarle poi in un'effettiva fattispecie concreta, questo poi sarà eventualmente compito dell'attività della pubblica accusa di mostrarlo. Io le posso dire che per quanto mi è dato sapere la gran parte del materiale probatorio si fonda su intercettazioni telefoniche e in genere io assumo un po' una posizione dubbiosa rispetto a questo elemento di prova come attività di indagine, se vogliamo, perché si presta a dubbiosità, è opinabile, interpretabile, diversamente valutabile. E in assenza, almeno per quanto è a mia conoscenza, di elementi ulteriori, oggettivizzati, concreti, individualizzati, unitamente a queste intercettazioni io posso avere dei dubbi insomma sull'effettiva dimensione delle accuse mosse al mio assistito. Devo sposare questa ovvia tesi perché c'è tutta una difesa tecnica che oltre che umana, perché c'è un apporto che dovrò dare, che voglio dare, sento di dare al Di Nicola non solo professionale ma soprattutto umano. Io conosco il signor Di Nicola, sono a conoscenza delle sue capacità tecniche, ha fatto grandi cose in ambito calcistico, tutti noi lo sappiamo, chi come ha avuto anche la fortuna e ha la fortuna di conoscerlo può anche liberamente e legittimamente dire che è una persona seria. Quindi affronto questo con animo sereno, è un percorso sicuramente difficile da intraprendere, certo, perché c'è un procedimento in corso ed è evidente che ci sarà un'attività giudiziaria e processuale a seguire, questo è chiaro. Ci sono delle indagini in corso. Prego. Sì. No, può finire il concetto, prego. No, diciamo, ci sono anche delle indagini in corso, quindi la cautela deve essere massima sia in quello che si dice e in quello soprattutto che poi si fa come atti a seguire. La convalida del fermo è un passaggio tecnico obbligato, si vedrà se il GIP convaliderà o meno questo fermo. In caso di convalida del fermo sappiamo bene che potrebbe essere fatta richiesta della pubblica accusa di una misura custodiale coercitiva. Quindi. Ecco, domani in caso di convalida il giudice potrebbe decidere ad esempio se porre ai domiciliari Ercole Di Nicola, se scegliere la misura del carcere o altre misure coercitive? Le dico subito, il GIP di domani interviene per rogatoria e quindi è verosimile che poi ovviamente sarà il GIP di Catanzaro a seguito della trasmissione di atti, riguardo a tutte le successive, a decidere del fermo.
Immagino, suppongo che stante anche la, tutta la, l'attività di indagine investigativa posta in essere, immagino che il procuratore, nel caso di conferma del fermo, chiederà sicuramente una misura coercitiva di natura personale. Se gradata o meno, questo ovviamente non lo posso sapere. Chiaro che volendo vedere il Di Nicola come una figura di vertice, faccio fatica a pensare che non faccia richiesta, insomma, di misure, insomma, questo è, certo. La parissiamo. Avvocato, io la ringrazio, e le auguro una buona serata e buon lavoro, soprattutto perché immagino che ci sarà tanto da lavorare. Grazie sì. ancora. Sì. Grazie a voi, buona serata e buon lavoro a voi altri. Grazie all'avvocato Libera D'Amelio. Riprenderemo queste considerazioni, però prima Gianmarco, mi viene da chiederti che purtroppo dopo quello che è successo nel 2009 all'Aquila, lo sport, in particolare il calcio, era una forma di riscatto per la città. Proprio quello da cui volevo iniziare, Andrea, hai toccato proprio la corda giusta, insomma. C'è incredulità, soprattutto metto anche un po' di emotività in questo momento, cercando di essere il più oggettivo possibile, da chi segue da anni, insomma, le sorti del calcio aquilano, che sta diventando un volano importante per ridare anche un po' di entusiasmo al tessuto sociale dopo quello che è accaduto nel 2009. E lascia incredula tutta la situazione per un motivo di base, insomma, rapporti professionali tra giornalisti, insomma, ne abbiamo avuti tutti con il direttore, e pubblicamente, bisogna essere sinceri, insomma, Non poteva assolutamente trasparire quello che sembra trasparire. Uso il condizionale perché giustamente bisogna essere cauti nei giudizi, però sentivo quello che diceva l'avvocato. È vero che potrebbe non bastare un'intercettazione telefonica, però se venissero accertati, insomma, tutti i dialoghi trascritti in quella maniera, sono difficilmente giustificabili. E soprattutto, insomma, sono intercettazioni, allora, tra l'altro, sono spezzoni. Io penso, guarda, Andrea, vanno contestualizzati, e dico, è come se noi stiamo guardando l'immagine riflessa in uno specchio. Bisogna vedere qual è l'immagine. Secondo me, come diceva anche Tambone, ci sono oltre 10.000 pagine, ne abbiamo viste un decimo praticamente, perché sono poco più di 1.000. 1.260. Secondo me 67. Secondo me siamo veramente solo all'inizio. Potremo avere sicuramente molte sorprese da ora in avanti. E attualmente, ti parlo dal punto di vista giuridico, per quanto riguarda l'Aquila, vedendo anche un po' la giustizia sportiva, in questo momento, in queste 1.200 pagine, non ci sono dirigenti e non ci sono giocatori aquilani. Sembra strano, bisogna essere sinceri, visto che comunque ci sono coinvolgimenti da parte dei giocatori delle squadre avversarie, di dirigenti, del magazziniere ad esempio del Sant'Arcangelo, cito i documenti che abbiamo visionato. Certo. Attualmente si può parlare al massimo chiaramente di una responsabilità oggettiva da parte dell'Aquila, perché voglio dire, anche per il potere di firma non c'è né il presidente né l'AD, cioè l'amministratore delegato, coinvolti in queste intercettazioni. Certo, io non mi sbilancio più di tanto, perché tra l'altro poi sappiamo la Procura Federale, anche prendendo spunto da quello che è successo alla Juve, ha la discrezione della sanzione per illecito. Quindi adesso secondo me è presto per sbilanciarsi, retrocessioni, penalizzazione, che è un po' quello che sta più a cuore ai tifosi aquilani, che si sentono traditi soprattutto per un'immagine, perché si è lucrato sul terremoto e ci sono state intercettazioni con le risate per il terremoto, adesso ci sono risate per altri motivi, ma stiamo parlando di lucro e dell'immagine comunque dell'Aquila, perché indipendentemente dai soggetti, in questo caso ad esempio Di Nicola era comunque un tesserato dell'Aquila, adesso al di là che fosse in realtà non proprio un direttore sportivo, perché sì, ricordiamo, non aveva il patentino, era un responsabile, ripeto, non era nell'organigramma societario per il potere di firma, quindi la responsabilità diretta in questo caso non si può parlare per l'Aquila di questo, però ripeto, non mi sbilancio ulteriormente, Andrea, perché siamo veramente solo agli inizi. Certo, vedevo Angelo che fremeva, la questione appunto è che ci stiamo basando su un decreto di fermo che porta delle trascrizioni, e chiaramente sono tutte situazioni che vanno poi provate, sono al momento delle ipotesi. Certo che però, leggendo quelle trascrizioni, viene fuori uno spaccato molto molto preoccupante, ma usando un eufemismo, diciamo. Parlare di serietà, bisognerebbe essere un attimino un po' più attenti. Parlare di serietà, voglio dire. Chiaramente l'avvocato, l'avvocato, per carità, difende gli interessi. Lei lo conosce, io non lo conosco, quindi, però da quello che ho letto, insomma, le cose
non sono una roba leggera. Oltretutto, quello che volevo dire, la frode fiscale adesso come reato penale è passato da 2 a 9 anni. Frode sportiva. Da 2, la pena è da 2 a 9 anni, vero? Da 2 a 9 anni sì. È legge. Quindi significa che se poi viene provata anche l'associazione a delinquere di stampo mafioso, che è di? Si moltiplica. 18 anni, sì. No? Quindi parliamo però, di... Chiaro che sono termini, cioè, parliamo che, di roba... Insomma, purtroppo che dire, queste sono le ipotesi. Chiaramente noi lo ripetiamo ancora una volta, sì, ma noi tutto siamo tutti garantisti, speriamo che, ma io credo nella maniera, che dire, nella maniera più assoluta, però purtroppo sono delle dinamiche che sono tante e di tante. Io credo che si sia io credo che c'è un fatto di onnipotenza. In che senso? Io penso che si sono sentiti onnipotenti, come posso dire? Cioè, abbiamo in mano la situazione. Tu hai desunto un quadro di spregiudicatezza di atteggiamento. Bravo, di spregiudicatezza. Io non credo neanche nella eventualmente tutte quelle cose dette al telefono che magari si poteva supporre. È proprio un fatto di spregiudicatezza, di intercettati. Di onnipotenza, di sentirsi un piccolo Moggi, come ha detto il centro oggi. Insomma, con tutto il rispetto per. Certo. Il grande Luciano Moggi, che voglio dire, comunque ha battuto altri lidi di ben altro spessore. Assolutamente. Giuseppe, quindi da questo panorama, ora come dice Gianmarco, tifosi si sentono toccati da un certo punto di vista, è evidente, probabilmente si sentono anche umiliati, però vogliono guardare anche al futuro. Ci sono i presupposti per guardare a un futuro, diciamo così, di mantenimento di quello che ha ora l'Aquila? O è tutto messo clamorosamente a rischio? Guarda, è una domanda a cui al momento è difficile rispondere. Se mi consenti, ecco, un minuto, certo. Tanto per non tanto capire noi, ma magari a casa, cerco di buttare una serie di elementi. Questa situazione che si sta vivendo in questi giorni per questo filone o anche, certo, per gli altri, è la cosiddetta frode in competizioni sportive, che ha una doppia faccia, una legata all'ordinamento statale, in questo caso è intervenuta perché ha scoperto il reato, la giustizia perché ordinaria. Si chiama ordinaria, si chiama reato, e contemporaneamente attraverso il collegamento di una legge dello Stato, la 280 del 2003, poi modificata, insomma vigente, c'è anche l'obbligo dell'altra sfera, cioè quella sportiva, di chiedere gli atti, acquisirli, già utilizzarli e agire di conseguenza. Palazzi ha già chiesto gli atti. È chiaro che entrambi non si condizionano, cioè il risultato dell'attività, le decisioni, della sanzione dell'una, anche perché hanno tempi diversi, eccetera, che tutti comprendiamo. Il problema dove si pone? Che quella della frode sportiva, che ripeto, è un reato in ambito statale ed è un illecito sportivo in ambito appunto sportivo. È una fattispecie di a consumazione anticipata, che sarebbe a significare che non è necessario che la situazione avvenga, basta solamente tentarlo, ma neppure predisporre gli atti diretti a che possa avvenire la cosa. Quindi è una cosa particolarmente difficile, stringente, sia nel discorso del provarlo, perché molto spesso gli inquirenti devono provare un'intenzione, e certo, non è semplice se non, certo, si lasciano tracce o pizzini, come, no? Perché adesso hanno fatto le perquisizioni, usciranno altre pare cose. Sia uscito qualche pizzino. Sono usciti anche i pizzini dove qualcuno ha scritto: con questi ci arrestano, rischiamo. Allora, da un lato è così, ma è anche dall'altra parte, quando uno si deve difendere, è difficile uscirne. Per quanto riguarda i club, è chiaro che dal punto di vista sportivo, perché poi dal punto di vista penale ci sarà un procedimento abbastanza lungo, no? Che tutti conosciamo. Basta vedere Calciopoli, come la giustizia sportiva ha viaggiato e come ha viaggiato quella ordinaria. In ambito sportivo la giustizia sportiva ha un'esigenza fondamentale. Da un lato, che è quella di colpire e sanzionare chi ha commesso dei fatti illeciti. Dall'altro, deve comunque proteggere la regolarità di tutta una serie di competizioni che non si fermano oggi,
perché a fine luglio o i primi di agosto, come ricominceranno le attività, i campionati già fissati, eccetera. Coppa Italia, perché l'Italia non si può fermare, perché all'interno di un sistema mondiale, no, dove non ci si può, non ci si può non fermare. Non puoi restare dietro un giro. Quindi, detto questo, qual è l'esigenza e il problema grosso in questo momento? È capire i tempi dei procedimenti. Cioè, il procuratore Palazzi ha chiesto e acquisirà questi documenti, sicuramente dovrà fare, anche per garanzia dei coinvolti, dovrà fare una serie di accertamenti, una serie di audizioni, dovrà acquisire documenti, memorie e quant'altro. Dopo aver fatto questo dovrà effettuare l'atto di accusa, che sono i deferimenti, e quindi dare la possibilità alla giustizia sportiva vera e propria di muoversi attraverso quel doppio grado di giudizio. Anche perché siamo vicini alle riiscrizioni delle squadre, quindi la tempistica. Il problema, vabbè, ma l'Aquila farà la sua normale riiscrizione. Il problema dove potrebbe essere? Che siccome per la responsabilità togliamo di mezzo la diretta che riguarda solamente i presidenti, gli amministratori, il potere di firma e di rappresentanza, inserendo la oggettiva o anche la presunta, la presunta è punibile. Sì, è punibile. La presunta è quella di soggetti terzi non tesserati, sì, che però compiono degli atti per alterare la società stessa, per alterare le partite a vantaggio di chi? Quindi quel chi risponde eventualmente a titolo presunto. Certo. Fermandoci sul presunto e più nello specifico nell'oggettivo, abbiamo questo tipo di problematica, che nelle sanzioni previste per la responsabilità oggettiva sono le stesse della diretta, cioè includiamo lo spostamento all'ultimo posto della graduatoria, sì, oppure la retrocessione ad altro campionato, sì, oppure addirittura l'esclusione dai ranghi federali. Oltre a questi tre, l'oggettiva vanta anche altri due: una, la non ammissione ai campionati di competenza, o meglio nel caso specifico anche la revoca del titolo, sì, e l'altro, che tra questi è quello più leggero, che sarebbe una penalizzazione che però deve essere afflittiva. Allora il problema dov'è? Che se non si riesce a svolgere tutte queste attività di Palazzi, quindi primo e secondo grado, nel periodo precedente all'avvio dei campionati, sì, cosa che io veramente ritengo molto difficile, se ce la dovessero fare perché passano attraverso dei provvedimenti straordinari che prevedono lo slittamento dei campionati o l'abbattimento dei termini previsti dal codice. Tu pensa, Giuseppe, che oggi hanno fissato, magari non c'entrerà, ma la Serie B parte il 21 agosto. Sì, allora, lì le leghe andranno come se nulla fosse, perché è un problema troppo grande per poterle analizzare le singole leghe. Allora, se non ce la fanno in questo contesto, e quindi diciamo prima nell'ambito dell'estate, certo, quindi pre-campionati, la situazione slitterà sicuramente a autunno. Parliamo di ottobre, novembre, fino anche dicembre. E quindi l'Aquila che cade? Che succederà? Che le eventuali società riconosciute responsabili, eccetera, nel primo caso si troveranno già il provvedimento prima dell'inizio del campionato. Se è una partenza con handicap, quindi con una penalizzazione, la prima giornata hanno il meno. Certo. Se hanno invece una cosa maggiore, e quindi l'esclusione dal campionato, oppure la retrocessione a categoria inferiore, un campionato inferiore, oppure non sappiamo, comunque partono sapendo già che la situazione è bella, che è sistemata. Se invece non succede questo, potrebbero ritrovare a inizio campionato, più o meno a metà campionato, con un provvedimento del genere, che significa comunque che sia una penalizzazione afflittiva, quindi spostamento all'ultimo posto sostanzialmente, una addirittura un'esclusione dal campionato o i casi, le varie gradazioni. Tutto questo che in itinere? In itinere. Quale sarebbe il danno grosso? Che si vanno a falsare i campionati. Ma io penso che lo faranno prima. Quindi la federazione, da un lato, svolge il suo ruolo. Scusami se ti interrompo. Sì. Io ricordo qualche anno fa, se non sbaglio, stagione 2008-2009, il Potenza finì il campionato, ma era stato già retrocesso all'ultimo posto. Esatto.
Non ricordo chi c'era come bisognerà allenatore. Bisognerà anche capire il discorso della penalizzazione afflittiva. Facciamo un esempio che non è dell'Aquila e di una qualsiasi società X si dovesse trovare in una situazione particolarmente gravosa da meritare la retrocessione all'ultimo posto della graduatoria. Magari questa società, pensando che possa succedere una cosa del genere, si dota dal punto di vista tecnico di una squadra talmente forte che riesce a risalire o a salvarsi, i playoff, i playout, quello che c'è, ci sono tante formule, riesce comunque a mantenere la categoria perché riesce a sterilizzare questa penalizzazione in corso di stagione. Oppure, se queste situazioni dovessero arrivare o essere confermate in un momento ancora successivo, significa che potrebbe trovarsi nella condizione, anche avendo una squadra talmente forte, da non poterla sterilizzare perché i tempi non ci sono. Il Potenza, che tu ricordi, ebbe la conferma del provvedimento nei vari gradi, se non sbaglio, a un mese e mezzo alla fine del campionato. E lì praticamente la situazione... il discorso qual è? Che la giustizia sportiva serve a, e soprattutto nel caso di illecito, serve a garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni. Se non si riesce, ed è difficile, sono molto curioso di capire come potranno eventualmente fare, si vanno a falsare successivamente. Però dall'altra parte bisogna anche considerare che al momento Palazzi ha una posizione che non è più autonoma, perché il nuovo codice voluto da Malagò è entrato in vigore l'anno scorso, lo sottopone lui come procura FIGC insieme con le procure di tutte le federazioni al controllo, alla supervisione di una super procura del CONI, che tra i propri compiti ha anche quello di avvocare eventualmente, quindi potrebbe sospendere già il procedimento sportivo. Non sappiamo cosa succederà sotto questo aspetto. Detto questo, però, così ho rubato due minuti per questa cosa. Detto questo, al momento credo che il quadro probatorio, non solo dal punto di vista dell'ordinamento statale, è incompleto, però non è una preoccupazione per gli inquirenti, perché adesso cominceranno con le audizioni, cominceranno con gli interrogatori, cominceranno con le perquisizioni, col materiale che avranno sicuramente acquisito. La giustizia ordinaria avrà i suoi tempi, i conti correnti, i calciatori e quant'altro. E quindi ci metterà il tempo, perché lì, volendola banalizzare, nessuno corre dietro alla procura di Catanzaro. Okay. Invece... alla procura di Palazzi, invece, gli corrono in tanti dietro. Perché? E dall'altra parte deve mettere insieme un quadro accusatorio che non sia frettoloso, superficiale, perché vai a penalizzare dei tesserati, dei soggetti, delle società, delle realtà cittadine che vivono di queste situazioni in maniera pesante, e l'indagine va fatta per bene. Al momento l'indagine, credo, così leggendo, avendo letto in maniera abbastanza approfondita quelli che sono gli elementi dell'ordinanza e a quello che emerge, qui ci manca qualcosa. Perché qui abbiamo chi pensa la cosa, abbiamo in alcuni casi dei risultati che avvengono, altri non avvengono, riscontri che si incrociano, eccetera, ma non abbiamo chi compie materialmente poi gli attori veri e propri. E soprattutto, oltre a questo, che è una cosa più grave ancora, servono i riscontri economici. Perché, come i soldi del Monopoli, i soldi li girano solo sulle intercettazioni. Invece i soldi poi devono avere dei riscontri. È chiaro. Diciamo che a livello di giocatori, alcuni giocatori sono usciti fuori, riguardano soprattutto una squadra che fa parte sempre del girone B, però anche lì siamo sempre nel campo delle ipotesi. Per decidere o per alterare un risultato di una partita, no? Proprio da profani così, secondo voi... Che tipo di modalità? Quanti giocatori devono essere coinvolti? 22 sono tanti. Almeno 2, 3, 4. 22 sono tanti. Strano, solo una squadra. Servirebbero i ruoli cruciali. Che sono almeno 2, 3. Portiere. Allora, se vogliamo fare il giochino, almeno il centravanti, il portiere andrebbero... Però se il centravanti e il portiere, no?
hanno un'intenzione e l'allenatore, gli altri giocatori ne hanno un'altra, probabilmente stai dicendo una cosa, hanno un'intenzione, ma se sono stati contattati o comunque siamo andati a una cosa, dovevano denunciare il fatto, perché c'è anche questo come sì, tra l'altro, ecco, questa è una cosa sì, che lo ricorda, che ricorda bene lui, queste, diciamo che la violazione in questo momento non è solo quella grave dell'illecito sportivo. C'è l'omertà, che è grave. Ma c'è anche il divieto di scommesse per i tesserati professionisti, per quanto riguarda anche assoluto le agenzie regolari. Ci stai e dilettanti nel mercato nero. E c'è un'altra appendice, sia per l'uno, quindi per l'illecito, che per il divieto di scommesse, che è l'obbligo di denuncia. Certo. Però su cui è caduto anche Antonio Conte, il commissario tecnico della Nazionale, sostanzialmente ai tempi, quando comunque ha avuto la squalifica. Sì, che è una situazione particolarmente frustrante, secondo certo, me. Assolutamente sì. Gianmarco, volevi intervenire? Ti sei fatto un po'... No, è stata molto utile la perfetta di esame, anche perché si vede, ed è importante anche per gli amici da casa, insomma, per capire meglio la situazione. Io dico solamente che allo stato attuale dei fatti sicuramente manca qualcosa, senza voler fare l'avvocato difensore di nessuno, perché non sono avvocato, ci mancherebbe, chiaramente attualmente emerge un'estraneità dei fatti da parte della società dell'Aquila. Da una parte potrebbero dire i dirigenti: non abbiamo strumentazioni giuridiche comunque accertate per poter indagare quotidianamente sull'operato esterno di un tesserato, sia che sia un giocatore, sia che... Certo che masticando di calcio in un ambiente, anche voci di corridoio, è difficile pensare che comunque queste voci non fossero giunti o alla dirigenza, alcuni però stiamo parlando di ipotesi, è una cosa strana. E ripeto, anche se Chiodi e Mancini sono due persone, voglio dire, che non si occupano giornalmente di calcio, uno fanno tutti gli imprenditori, un altro via addirittura viva Roma, Mancini, quindi potrebbe essere, anzi addirittura diceva qualche tempo fa, allora, che la società era sin troppo distante. Posso essere smentito, è una situazione in cui presidente e vicepresidente hanno ammesso anche in tempi non sospetti, quando la squadra andava male, torniamo a parlare per un secondo proprio di calcio giocato, la totale assenza nei mesi cruciali della stagione. Questa cosa di gestire una società di calcio sbagliando quasi come un'azienda, e quindi lasciando un po' tutto al caso, comunque non vigilando fino in fondo sotto varie tematiche anche extracalcistiche, potrebbero far indurre al fatto che comunque effettivamente potessero essere ignari di un sistema che effettivamente ha sconvolto tutti noi, perché si parla anche dell'estero. Cioè c'è il fulcro, la cosa tra l'altro che ritorna all'immagine dell'Aquila, che viene ulteriormente rovinata a livello sportivo, è che tramite la figura eventualmente accertata del direttore dell'Aquila, appunto di Nicola, che era uno dei cardini dell'organizzazione, da qui partisse il fulcro di un'organizzazione malavitosa che si è estesa all'estero e tramite appunto anche a organizzazioni criminali. Voglio dire un'altra cosa, no? Però andiamo sullo sport. Ma che immagine diamo in Europa, nel mondo? Già parliamo di una categoria dove non ci sono soldi, dove non ci sono professionisti, attenzione, qui non ci sono professionisti, tambone, è la verità o no? Io faccio solo Serie A e qualche cosa di B, perché non mi confronto neanche, perché non riesci proprio neanche a capire cosa fanno, non c'è un progetto dietro, parlo dietro la Lega Pro. Parlo di tutte le società, non è che sto parlando di L'Aquila, dietro tutte, ne puoi levare una o due, ma grandi piazze che magari sono retrocesse o che fanno calcio da anni, che ne so, l'Albino Leffe o quant'altro, adesso mi viene in mente l'Albino Leffe, No, dico povero Albino Leffe, appunto, mi ricordo tutte retrocesse, ma non c'è che una struttura, se vai all'Albino Leffe, ha una struttura, voglio dire, Serie A, e sono proprio le conti solide, il resto è niente, non ci sono spettatori, non ci sono soldi, non ci sono professionisti, non c'è un vivaio, non c'è niente. Senza fare tutto il buon fascio, perché chiaramente ci sono delle piazze che hanno strutture importanti, non finisco, e poi dimmi i presidenti che vanno in giro. Oh, qui ci sono presidenti o non presidenti che sono falliti in piazze e stanno facendo i presidenti in altre piazze.
in altre piazze, quindi anche è la federazione italiana preoccupante che permette di garantire all'atto anche dell'iscrizione dei campionati una scrematura cospicua nella, diciamo, che riguarda anche la solidità delle società e delle proprietà. Io lancio altri due elementi. Allora, stiamo parlando di, almeno in Lega Pro parlo con la riforma, di 60 squadre, 60 piazze, la maggior parte appunto non ci sono veri professionisti in mezzo. I soldi sono pochi e quindi dove ci sono pochi soldi c'è sempre il bisogno di andare oltre. Quindi la prima cosa, insomma, si continua a scommettere, Serie D, Lega Pro, non dovrebbero proprio essere concesse scommesse su queste categorie. Ecco, questo è dove, tra l'altro, fatto delle scommesse, perché molti dicono aver esteso le scommesse. Succede anche in Serie A, però assolutamente è molto più rischioso perché c'è molto meno giro di denaro e quindi c'è anche più voglia, tra virgolette, di aumentare un budget. E poi ripeto, 60 squadre, alcune piazze veramente molto piccole, mi viene in mente una a caso, Barletta, è difficile controllare flussi, eventuali situazioni in ogni singola piazza. Cioè la Lega Pro con questi tre gironi, perché fino alla Serie A, la Serie B, un raggruppamento questo unico, è un calcio un po' più periferico spezzettato, detto senza offesa per nessuno, ma calcio è la verità, più periferico, è la che ha meno i riflettori e dove magari certe condotte due un po' spregiudicate fare due sono gironi, troppe due squadre gironi, troppe squadre a, no, tra l'altro ora basta. Angelo, se dovessero avvenire determinate dinamiche e come diceva prima Giuseppe Tambone, si dovesse arrivare anche in estate a spostare delle squadre che avrebbero il titolo per fare ad esempio la Lega Pro, le devi spostare in D o in Eccellenza, anche lì si trovano, ora si creerebbero delle situazioni particolari, no, con campionati magari dispari, campionati c'è rigonfiati anche di squadre, c'è anche l'osmosi tra quelle che eventualmente, visto che il format non può essere comunque toccato, perché una delle cose di cui dobbiamo essere sicure oggi per il futuro è che il format non può essere modificato da qui a un mese o nel giro di 15 giorni, quindi le 60 di C, io chiamo Serie C perché Serie C, assolutamente, allora di Serie C rimarranno 60, se ne mancano 1, 2, 5, 10, quelle che sono, le devono ritrovare da qualche altra parte, quindi potete immaginare, si è fatto in questi anni tutta una serie di attività per evitare i ripescaggi, dare illusione alle società, fare le cose di fretta perché gli stadi dovevano essere la programmazione e quant'altro, salta tutto. E ancora una volta sarà o la procura o comunque la giustizia a dover riscrivere i campionati nella loro strutturazione. Il problema vero non era tanto quello di mettere a quotazione la Serie D, perché quello secondo me è stato fatto perché comunque si voleva stimolare un interesse, no, su questo tipo di situazione, che poi in Italia magari le intenzioni sono buone e i risultati, le modalità con cui si cerca di valorizzarle sono sbagliate, questo è un altro conto. Però il discorso della Serie D mi fa pensare a una situazione, tornando un po' al discorso dell'Aquila. L'Aquila al momento, diciamo oggi, credo che si stia organizzando e attrezzando per poter affrontare questa situazione dal punto di vista legale, soprattutto in ambito sportivo, in una maniera non adeguata di più, perché in questo momento purtroppo, leggendo le carte, è la società che rischia di più. Diceva prima c'è un doppio già, Stefano Rossi sì, per il legalista penale, e invece Flavia Tortorella che già aveva per la parte sportiva. Giustizia, ecco, sportiva. Quindi sotto questo aspetto è chiaro che la situazione va affrontata da subito. Volendola guardare, dovrebbe essere quasi fatta per Alessandro Battisti. A proposito, potevamo sentire Battisti. Conosciamo molto bene, siamo in attesa di, sostanzialmente dell'ufficializzazione, ma ormai dovrebbe essere lui a succedere a Ercole Di Nicola. Volendola, ecco, guardare prima con occhio, diciamo, positivo, e poi con un po' di preoccupazione. Diciamo che la situazione e l'Aquila si trova al centro di una situazione molto complessa, perché chiaramente è una società che è all'oscuro di tutto, al momento non solo non ci sono coinvolti i presidenti ma neppure i calciatori, e quindi questo è un elemento sicuramente positivo, perché potrebbe, come immagino per difendersi l'Aquila potrebbe fare, e credo dovrà evidenziare l'aspetto attraverso il quale il suo tesserato coinvolto in questo momento, sperando che ne esca fuori, ma fin quando non ne esce fuori è lì,
ha svolto questa attività nel suo interesse personale extra, non come dirigente, ma come dirigente che, sentendo, vedendo e approfittando dell'occasione, delle occasioni, ha trovato l'occasione, lui con altri, per fare business personale. E semmai l'Aquila è lesa da questa situazione. E questo sicuramente è una parte da sfruttare e chi si occuperà dell'Aquila lo farà sicuramente pesare nella maniera giusta. La parte che però mette, al di là della nuda e cruda responsabilità oggettiva, apro e chiudo parentesi, ci sono anche ipotesi di affievolimento di questa responsabilità oggettiva, proprio nei casi in cui la società è piuttosto vittima di quello che fa il tesserato, certo, e non parte diciamo che può avvantaggiare, è beneficiaria. La parte, tra virgolette, un po' diciamo preoccupante per uscirsene in maniera agevole, come ci auguriamo che ne esca, potrebbe essere quella che comunque, nell'occasione in cui è stata coinvolta l'Aquila, almeno leggendo, ripeto, le 1267 pagine a oggi, nel momento in cui è stata coinvolta l'Aquila, il tesserato ha sempre cercato di trovare il modo per dare la vittoria alla propria squadra. E quindi è un vantaggio, quindi è un illecito. Sì, però è un vantaggio, è un vantaggio per la cioè, vantaggio è un illecito. La società, un svantaggio è comunque un illecito. Però dal punto di vista oggettivo è come se la società avesse tratto vantaggio dell'attività illecita, anche se personale, del tesserato. Sì, cioè, sì. Quattro partite, due le abbiamo vinte, due le abbiamo perse. Il caso che tu facevi dell'Albino Lef, grande società, eccetera, seguendo quel processo, quel filone del calciomercato, mi ha lasciato proprio una fotografia indelebile quando il presidente dell'Albino Lef, Andreoletti, si trovò a testimoniare lì davanti, anzi non manco testimoniò, fece un appello prima che la commissione si ritirasse per decidere, in lacrime, un industriale con 30 anni di calcio sulle spalle, che piangeva lì e diceva: io mi trovo in difficoltà perché i bambini alla scuola calcio, gli istruttori eccetera, mi vedono e dicono: ma noi che male abbiamo fatto? Aveva preso in primo grado 18 punti di penalizzazione, perché 9 suoi calciatori, era tra le prime 5-6 in classifica, non avendo avuto il premio a vittoria del campionato da parte della società, hanno deciso di avvantaggiare le altre. Per cui, guidati da una serie di signori, tanto sono tutti agli atti, senza che facciamo i nomi, questi si riunivano a casa, sti 9-10, si riunivano, come entravano lasciavano il telefonino con la batteria staccata per evitare intercettazioni, celle, posizioni eccetera, andavano giù in taverna, quindi nessuno poteva registrare tutti i telefonini via, e decidevano settimana per settimana quanto costava la loro sconfitta. Però hanno beccato pure quelli. Sì, però ha preso 18 punti di penalizzazione, no? Poi ridotti successivamente eccetera, per far capire che comunque, anche nel caso in cui era effettivamente vittima, perché quelle partite, cioè, le ha perse dalla possibilità di andare in Serie A, nulla, dalla Serie A si è ritrovato, no, a non avere nulla, in quel caso lì la società non è riuscita a uscirsene. La penalizzazione. Gianmarco, volevi aggiungere? Sì, riguardo le quattro partite, effettivamente, sono sì quattro vittorie. Mi sembra che tra l'altro le presunte combine che si erano pianificate non siano andate in porto. E poi ecco, La partita all'Aquila tutto cuoio, dove si sarebbe fatto una combine, sempre nelle ipotesi, su un risultato maggiore rispetto all'1-0, addirittura che l'Aquila Sant'Arcangelo è uno stralcio, che basta l'intenzione, il tentativo, non il tre punti ogni tentato, sono 4 o 5, quindi parliamo di 15 punti di penalizzazione e retrocessione. Per l'Aquila sono 4 le partite, 4, quindi parliamo di 12 punti. Più quella partita con tutto cuoio, che sulla carta doveva essere vinta con più di un gol di scarto, è stata vinta solo, e vedrai che così sarà, retrocessione e 15 punti di penalizzazione addirittura. Però potrebbe essere, allo stato dei fatti, anche se la società veramente era estranea, un avvantaggiamento inconsapevole, perché magari se non ci sono coinvolgimenti sicuramente, a maggior ragione, ecco, questo era un pezzo che stavo dimenticando, che era importante. Rapid, 30 secondi perché dobbiamo andare in pubblicità. A maggior ragione se non vengono coinvolti calciatori dell'Aquila. Cioè, nel momento in cui non ci sono calciatori dell'Aquila che vengono coinvolti, è chiaro che per la società sarà molto più semplice. Sarà molto più semplice. Sì, perché quando decidi, diciamo a 3, a 4,
ci deve essere una consapevolezza da parte di tutte e due le squadre. Sì, ma tu c'hai un tuo tesserato che ha creato... Sì, però dall'altra parte l'inconsapevolezza da parte della società... Sulle sue partite, è più semplice, oltre a quelle degli altri, ma anche sulle sue partite. Sì, ma è più semplice da dimostrarlo, è più semplice da dare la sensazione che effettivamente sei estraneo. Ecco. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, prima però vi proponiamo un servizio che abbiamo già mandato al TG, che però è abbastanza significativo dell'amarezza che si respira all'Aquila, soprattutto tra i tifosi, questo piccolo vox populi sulle vicende che purtroppo hanno investito l'Aquila Calcio, direttamente o indirettamente, circa il calcio scommesse, vediamo. Cosa ne pensa di quello che sta accadendo all'Aquila Calcio con l'arresto del direttore sportivo, lo scandalo delle calcio scommesse? All'Aquila questa è una cosa che si sapeva, perché una squadra che regolarmente vince, sta per vincere il campionato e poi perde quelle 3-4 partite, perde addirittura 4-0 in casa e poi la domenica dopo va a vincere fuori casa 2-0, quindi tutto truccato, non c'è una cosa seria. Da come si sta presentando in questa fase iniziale è una cosa penosa sotto tutti i punti di vista, vergognosa, vergognosa per la città, vergognosa per la società, vergognosa per lo sport, vergognosa a 360 gradi. Purtroppo devo dire che in alcuni sport, chi per un motivo, chi per un altro, spesso e volentieri determinati limiti vengono ampiamente superati, purtroppo sono limiti di indecenza e non limiti di valori. Ma guardi, sono tanti anni che succede questo all'Aquila. Mi dispiace che l'Aquila venga e appaia in televisione solo quando ci sta qualcosa di negativo. Nel rugby non succede, perché vince sempre più forte. Sono molto deluso, amareggiato da quello che succede nel calcio. Io credo molto nello sport, mi piace tantissimo il calcio, però il giro di soldi sta rovinando lo sport in generale. Amo lo sport e quindi sono il primo a doverlo difendere. Allora, chiaramente l'argomento prende, è andato via già un bel fettone di trasmissione, dobbiamo parlare, lo faremo tra pochissimo, anche della parte più bella del calcio, perché domani giocherà il Teramo e poi nel pomeriggio c'è stata la bellissima vittoria del San Nicolò, abbiamo il servizio confezionato da Jacopo Forcella, tra pochissimo anche un'intervista a una persona che forse potrebbe essere stata danneggiata da questa situazione, al di là di tutti i danni che ci sono a livello di immagine eccetera, ovvero Roberto Cappellacci, che sembrava essere impredicato di andare sulla panchina dell'Aquila. Beh, lo dovranno prendere un allenatore adesso comunque. Certo che lo dovranno prendere. Quindi può darsi che ancora impredicato. Dici che magari sarà sempre impredicato. Chi lo sa, chi lo sa. Poi io non so se sarà Lega Pro, se sarà Serie D per l'Aquila. Comunque però sia. Alessandro Battisti è una persona qualificata sia per una categoria sia per l'altra. Assolutamente. Roberto Cappellacci può fare tranquillamente la Lega Pro e ha vinto campionati di Serie D, quindi c'è anche Carletto Perrone, no? Mi sembra che però io non so se Perrone a questo punto se l'Aquila rischia di non giocare la Lega Pro, Perrone tu ritieni che possa fare la D? Ma la piazza è importante. Ha vinto a Salerno, Gianmarco, tu che cosa che sì. Fiuti? Dalle indiscrezioni penso che con Battisti potrebbe arrivare proprio Perrone, però bisogna sono aspettare tutte perché e due. La Lega Pro però, la Lega Pro, credo per Perrone. Perrone però ha vinto a Salerno la Serie D, a Salerno. E mi sembra che Perrone e Battisti hanno giocato insieme, non mi vorrei sbagliare. Vi posso buttare una provocazione? Questo non te lo so, non mi te sembra, lo so non vorrei... Vi posso buttare una provocazione? Io credo che l'Aquila debba organizzarsi proprio per queste incertezze, questi dubbi qui, al meglio e subito per partire sparatissimo nell'uno o nell'altro caso. Perché se ha un... deve vincere le prime 10 partite su 15. No, perché se l'ipotesi... L'ipotesi devi fare un campionato a vincere. Nel caso di penalizzazione è chiaro che devi partire per vincere il campionato per attutire il colpo. Perché poi l'handicap qual è? Che se ti danno la penalizzazione in corso di stagione, tu stai primo in classifica, per essere afflittiva, ti tolgono tutti i punti che hai fatto per portarti ultimo. Cioè tu, nel caso dell'afflittività, finisci sempre... No, non faranno ripartire il campionato così, sono convinto. Però io... Sono convintissimo. Però Giuseppe è scettico sulla tempistica. Sì, ma sono... Tu ritieni non possono che... Non lo possono fare. Non immagini. Un mese di Saranno probabilmente già che andranno Secondo me slitterà, potranno provare a... Da un lato ad accorciare i tempi.
tempi, da un altro far convincere Palazzi di fare, perché è anche un'altra ipotesi, quella di un'indagine sommaria, nel senso questi elementi, questi documenti, esamino questo, quando mi arrivano gli altri esamino gli altri, chiude, anche se sono collegati, sovrapposti a compartimenti stagno. Andiamo a vedere un po' di... volevi concludere? No, e magari combinare questo con lo slittamento magari primi di ottobre del campionato. Quindi salterebbe il mese di settembre. C'è l'Europeo. Messaggi, andiamo a vedere i messaggi, mi raccomando, toni civili, anche data la delicatezza dell'argomento. Dirigenti e calciatori devono prendere come noi operai 1000 euro e poi vedete nel calcio, troppi soldi girano, ciao Mirko. Molti dei calciatori di Lega Pro che dice che sono professionisti prendono il minimo, ma non li prendono neanche. Infatti questo è il problema, la società costa il problema è questo, che non li prendono neanche. Le società costano altrettanto, è uno dei problemi. E poi molti soldi si sa che a volte li prendono o non li prendono. Quindi no, quando non parliamo, li prendono, quando, non parliamo, li prendono, quando li prendono. Parliamo di bisogno, era proprio questo che dicevo in quando parliamo di Lega Pro, gli stipendi sono quelli, esatto. Quelli di un operaio in molti casi. Perché poi è facile parlare di chi segna 20 gol e prende uno stipendio importante, ma poi la stragrande maggioranza prende quegli stipendi. Buonasera, una preghiera, è possibile interessare gli addetti per spostare in posizione più centrale quel meraviglioso striscione che è stato esposto all'esterno del Bonolis in modo da essere visto sia da chi viaggia verso la 14 sia verso la 24, infatti andando verso Roma è fuori dalla visuale, un vero peccato, grazie, gireremo la segnalazione a chi di dovere della Teramo Calcio, mi auguro che lo stesso rimanga esposto per i prossimi 102 anni, forza Teramo, Berardo. Ciao Berardo. O all'ANAS magari dobbiamo. O all'ANAS. Ecco, questo è un messaggio che ci ha riportato un po' più sulla parte calcio giocato, vittoria, la parte più bella. Ma Di Nicola era direttore sportivo responsabile della Radetecnica. Che differenza c'è? C'è che non aveva Ercole Di Nicola, non ha il titolo abilitativo per essere inquadrato come direttore sportivo. Quindi lui sostanzialmente lo era, e questo risulta anche dalle testate nazionali, girata la regola nominandolo responsabile della tecnica. Però nominalmente lui è responsabile dell'area tecnica, quindi nell'organigramma viene messo come dirigente e basta, esatto. non nel quadro obbligato, ma però loro hanno il direttore sportivo che è firmato da Aureli, credo, perché c'è l'obbligo di avere il direttore sportivo. Sì, però credo che questa possa essere anche un'altra situazione, nel senso che le trattative di mercato possono essere condotte da soggetti abilitati oppure delegati appositamente dalla società. Faccio un esempio, gli allenatori non possono fare per esempio le trattative di mercato, le trattative di mercato non possono farle i collaboratori della società, ecco perché c'è questa figura nostra bistrattata che non contiamo più un piffero. Proprio per questo motivo, perché la federazione dice metto delle persone abilitate che studiano, che preparano e che sono iscritte a un albo per fare questo tipo di attività. Se lo fanno altre persone è chiaro che è un... cioè tutto questo bailam credo che sia il minimo. Ecco perché tu prima, quando si parlava di professionalità, però professionalità, perché qui ci sono in questo ruolo qui oramai è talmente svilito, perché ci sono i presidenti, qualche presidente di Lega Pro ha fatto il consulente del mercato, direttore sportivo, segretario, tutto, ci mettono mogli, fidanzate, oramai a corso a Coverciano ci mandano pure le segretarie, quindi perché devono allargare, quindi hanno fatto un macello, perché la federazione guadagna 2500 per andare a fare il corso, più tutti i soldi che prendono lì a Coverciano, quindi per dire, tutta questa situazione è una situazione da verificare, perché chiaramente lui era responsabile dell'area tecnica, aveva questa responsabilità, sicuramente dico io, quando faceva le attività di mediazione, di contrattazione di calciomercato, sicuramente a fianco aveva la persona abilitata. Okay. Altrimenti, ma è una virgola da... Certo. Prossimo da messaggio. Credo. L'Aquila ha avuto due promozioni regalate, ora che pagasse torni in eccellenza. Questi sono discorsi, diciamo così, provocatori. Ricordiamo sempre che una promozione l'Aquila la stava per avere sul campo e non l'ha avuta per il terremoto, c'è stata la promozione d'ufficio. Signor Venga, mi sembra strano che Di Nicola abbia fatto tutto da solo, e a mio avviso lampante la responsabilità diretta dei giocatori dell'Aquila, quindi responsabilità oggettiva dell'Aquila. Queste sono cose che lei sta scrivendo. Noi ci atteniamo ai fatti, o meglio a quello che per non ora ci sono, è però né dirigenti né giocatori indagati attualmente dell'Aquila. Non c'è nella documentazione, né un non giocatore sono presenti, né un dirigente. No, chiaramente ce n'è uno arrestato. Dirigenti, io escludo chiaramente Di Nicola quando parlo di dirigenti, quindi non c'è altro, e quindi ci atteniamo ai documenti attuali, poi certo, le ipotesi.
il telespettatore da casa ha fatto delle considerazioni giuste, sue, personali, però noi dobbiamo stare anche ai fatti come ci sono stati posti, e per il momento, ripeto, c'è questo decreto di fermo e noi da lì diciamo attingiamo le informazioni, quindi le considerazioni che fa lei al momento non trovano riscontro. Poi se dovesse essere sarà in futuro, ma al momento non è possibile parlarne. Certa gente non merita nemmeno di assistere a una partita, invece fanno perfino i dirigenti, il calcio non guarirà mai, e voglio dire al nostro presidentissimo Campidelli, anche in terza categoria, ma con onore e dignità, e voglio elogiare il sindaco Cialente per quello che ha detto e ha intenzione di fare. Tra l'altro il comune si costituirà parte civile, comune dell'Aquila. A mio avviso l'Aquila come società, per quello che è successo a causa di un suo tesserato, sicuramente in compartecipazione di qualche giocatore, andrebbe punita, così come è già successo in passato per altre squadre, retrocessione del campione di Serie D e radiazione per Di Nicola e i giocatori coinvolti. Ripetiamo, al momento non risultano esserci giocatori coinvolti, sono vostre considerazioni, vostre, cioè di chi scrive. Vi ricordate il calcio scommesse nel 2006? La Juve la fecero ripartire dalla Serie B, lì era Calciopoli, non era proprio, diciamo così, calcio scommesse. Fecero ripartire dalla Serie B, il Milan e la Lazio ripartirono con la penalizzazione, dal signor procuratore Palazzi fece di tutto, queste condanne nell'estate del 2006 quando diventavamo campioni del mondo. Vabbè. Sì. Era il precedente che citava, giustamente. Sì. Di Nicola e l'Aquila calcio, così come è accaduto per tesserati e squadre in passato, dovrebbe essere retrocesso in Serie D. Okay, sono di Nicola non credo che sarà retrocesso. Sarà domani sera fate dei collegamenti con Salerno per la partita del Teramo? La risposta è no, perché domani sera c'è Velo, la trasmissione di ciclismo curata e condotta da Jacopo Forcella. A proposito, tu Roberto Cappellacci come lo avresti visto o come lo vedresti sulla panchina dell'Aquila? Ma è un allenatore che oggettivamente lo stimo, ci sono stati parecchi ammiccamenti, era il candidato numero uno e lo avrebbe voluto proprio Di Nicola sulla panchina. Lui conferma qualcosa nell'intervista. Diciamo che l'unica cosa, contattandolo, insomma, che non aveva confermato è quel presunto incontro che c'era stato all'inizio della scorsa settimana sulla costa con Di Nicola, però insomma era il candidato numero uno. Sicuramente potrebbe ancora essere in corsa, però a mio avviso, da quel che so io, insomma, chiaramente ricordando tutto l'iter di cui parlavamo per la società sulla programmazione eventualmente Serie D, Lega Pro, con Battisti il candidato potrebbe essere Perrone, però lui rimane uno dei candidati, e tra l'altro, ripeto, lo stimo come allenatore, e poi un sergente di ferro, come si dice, poteva sicuramente avrebbe fatto molto bene nello spogliatoio di quest'anno. Cappellaccio Perrone. Carlo Perrone, senza proprio per Carlo Perrone. Siamo amici da ragazzini. Cappellacci, che ne pensi? Non lo conosco. Non lo conosco. Non lo conosco, devo dire la verità. Allora, andiamo a vedere cosa ha detto Roberto Cappellacci al microfono di Jacopo Forcella. Cappellacci che è stato intercettato al Riviera nel pomeriggio. Ma l'anno prossimo Roberto Cappellacci che farà? Si è parlato dell'Aquila, però è chiaro che adesso probabilmente è un po' tutto congelato rispetto a quello che sta accadendo. Infatti il problema è che l'anno prossimo che farà? Io sto cercando un po' di tutto, in tutti i settori, edilizia, agricoltura, quindi di sicuro qualcosa faccio. Il problema è l'aspetto economico, perché se rimango a casa non ho grandi risorse, quindi spero, al di là delle battute, di poter avere una squadra da allenare, al di là della categoria che è chiaramente poco importante, però ecco, mi auguro che possa capitare qualcosa e non aspettare l'inizio della stagione. Quanto c'era di vero del contatto con l'Aquila? Era in tribuna al Del Conero per Ancona l'Aquila? Sì, però sono stato anche a Teramo, a Ascoli, anche all'Aquila a vedere le partite, quindi diciamo non è che in quella partita ci fosse un interesse particolare, ma non posso nascondere che comunque qualche chiacchiera c'era, ma insomma le chiacchiere poi se non vengono portate a fatti rimangono chiacchiere, quindi non c'è nulla, ecco. Ti faccio davvero l'ultimissima, perché è chiaro che è un po' antipatico parlarne, però in alcune intercettazioni è uscito anche il tuo nome di quando eri a Cosenza. Non ti chiedo che cosa ne pensi, ti chiedo solo come la si vive. Ma di questa cosa non so nulla. Ci può stare che possa essere stato fatto il mio nome in altre circostanze, per altre situazioni, immagino, chiaramente. Per questa vicenda è chiaro che è una vicenda triste, molto triste, anche perché coinvolge gente che magari qui in Abruzzo conosciamo, no?
Quindi brutta soprattutto, però non solo per quelli che ci sono dentro, ma brutta per il calcio in generale e per questo mondo che non finisce mai di trovare furbi dietro l'angolo. Ecco, mi dispiace perché a volte si parla anche di persone che conosci, però queste cose non sono belle, ma in nessun ambito, né in quello sportivo, né in quello politico, né in quello sociale, in nulla. Quindi mi dispiace, anche se a volte si pensa anche che i furbi ci siano, poi quando ti accorgi che la cosa può essere vera, al di là che spero che ci sia anche qualche infondatezza in questa situazione, ma chiaramente quando poi ci sono gli arresti purtroppo ti fa pensare che ci sono cose che non vanno fatte. Dai. Insomma, queste le parole di Roberto Cappellacci, che resta un papabile comunque per la panchina dell'Aquila, magari scendono le sue quotazioni dopo quanto accaduto. Invece, a proposito di allenatori, Vivarini che fa? Nel senso che si parla molto di questa conferma che però tarda ad arrivare e qualcuno a terra comincia a preoccuparsi, perché la conferma di Di Giuseppe è stata sostanzialmente repentina già due giorni dopo la partita con l'Ascoli. Vivarini che fa? Ma Vivarini ha fatto questo campionato eccezionale, ha dimostrato tutto il suo valore, io credo che sia pronto a categorie superiori e anche a piazze importanti. Chiaramente io credo che il mister vorrà avere un progetto chiaro dalla società e non credo che in questo momento lui ancora abbia dato conferma del suo proseguimento col Teramo, quindi probabilmente attende il progetto, attende di confrontarsi con la proprietà, assolutamente, anche con il direttore sportivo, per capire che squadra gli possono fare, perché voglio dire, Serie B non è la Lega Pro. Tu che un po' lo conosci, te la senti di dare una percentuale di permanenza di Vivarini a Teramo? La percentuale è anche abbastanza alta, io però sono convinto che se gli arriva una chiamata importante lui va via. Si è parlato ad esempio di Pescara. Cioè lui ha fatto il massimo, che ha portato il Teramo, credo per la prima volta in Serie B. Assolutamente sì. E quindi rimane alla storia. Io se fossi Vivarini e ho una chiamata anche di un'altra piazza vado via, perché comunque rimango con tutto il rispetto del Teramo, la società. Teramo è una società proprio... mi stanno proprio, Campidelli mi sta simpaticissimo, è un presidente fantastico, Di Giuseppe è un bel professionista, lavora molto bene con i giovani, sa valorizzare i ragazzi, li sa mettere... Però tu dici, lui deve essere convinto... Però poi va lui, poi cioè, la responsabilità è la sua, cioè, quindi certo. Lui... dici, ora è tutto rose e fiori, però poi quando si comincia con un campionato... Non ci risale, questa è l'occasione giusta, cioè, che ne so, può arrivare un Avellino, una Salernitana... un Livorno no, però insomma sto dicendo così, Perugia, certo, società che hanno un certo blasone, che magari questo è pronto per vincere un altro campionato, perché scusami, è uno che ha le qualità. Io ci ho parlato anche di tattica e un giorno ho parlato, caro Tambone, ho parlato con Vivarini del momento del Milan, mi ha fatto un'analisi ma perfetta, veramente da rimanere proprio a dire veramente un tecnico preparato. Ecco, se chiamassi dalla fase difensiva, se avesse che naturalmente ci potrà arrivare, perché è stato cercato Sarri, perché non può succedere che un giorno ci arriverà Vincenzo. Certo, volevi aggiungere qualcosa su... Vivarini ha fatto un capolavoro, penso sia la vittoria di quei ormai pochi allenatori che fanno ancora la vera gavetta, perché si vedono ormai in Serie A allenatori dalle giovanili buttati direttamente in piazza. Ecco, facevamo l'esempio di Inzaghi al Milan, senza addentrarci in tematiche insomma di altre categorie, però Vivarini ha fatto, penso, tutta la trafila, è un grande competente di calcio e soprattutto di gestione del gruppo. Riallacciandomi al discorso sul suo futuro, credo che sicuramente ha fatto il massimo al Teramo in questa categoria, è pronto per categorie superiori, quindi adesso bisogna vedere se ci sono le prospettive per ripetere, si sa che nel calcio ripetersi è sempre molto... Sarri ha detto che è pronto però, per la Serie A, secondo lui. Potrebbe anche essere già pronto effettivamente per la Serie A, certamente se c'è un progetto ambizioso, e credo se magari rimanessero quei due fenomeni lì davanti, perché comunque ci deve essere un progetto vero per il Teramo che punta in alto già in Serie B, Vivarini potrebbe rimanere. Certo, se arriva una chiamata veramente importante anche per il proseguo della sua carriera, anche per quello che Campidelli vorrebbe stringere, anche lì non sono due giocatori che
rimangano così facilmente a Teramo, eh? No, perché se il Parma non fallisce, la Padula è del Parma. Però diciamo una cosa, che fino a un mese e mezzo fa sembrava impossibile tenerli. Zanetti, con la promozione e con il fatto che comunque Campidelli sta lavorando da tempo, c'è un barlume di speranza di poterli trattenere. Giuseppe, tu su Vivarini e su questo profilo dei due attaccanti, su Vivarini ci mancherebbe, un allenatore preparatissimo, è uno di quelli che ha dimostrato sul campo quello che sa fare in situazioni non semplici, in campionati difficili e certamente non con corazzate. Quindi detto questo, si è marchiata questa Serie B, questa promozione in maniera forte. Tutte le componenti hanno fatto il proprio compito, ma credo che l'allenatore sia stato quel qualcosa in più. Ha messo l'imprinting, l'asse portante. In questa squadra veri due là davanti, bravi giocatori al di sopra della categoria, però bisogna anche considerare che la squadra era partita in maniera non positiva. No. Ha avuto la capacità di fare anche un passo indietro rispetto a quelle che erano le sue idee tattiche di partenza, ha saputo adattarsi ai giocatori, gli ha saputo cambiare veste e dargliene una meglio forse di quella che aveva pensato. Quindi tanto di cappello a Vivarini. Restano? Ma io sinceramente di tutte queste panchine vacanti tra A e B ne vedo pochine. No, se restano i due attaccanti. Ma io sono scettico per due motivi. Il primo è che uno dei due, nessuno dei due credo che sia del Teramo. No. Uno è un discorso legato al Parma, dove credo che trovare un pazzo che al momento dia liquidi 30 milioni di euro. No, sono arrivati a 8 milioni e l'asta è arrivata a 8 milioni. No, ma non è l'asta. Stamattina. Attenzione, l'asta lo devi aggiungere a chi prende attraverso l'asta la squadra. Sì. Deve andare a sistemare i debiti sportivi con la federazione. Sono, se va bene, 25, se va male 60 milioni di euro. Quindi diciamo che va bene, devi fare 25 più 8, 32, che in 24 ore devi mettere sul tavolo liquidi. Io credo che non ci sia nessun pazzo di questo periodo a fare un'operazione del genere per una piazza di Serie B che, con tutto il rispetto, la storia, la simpatia e quello che vogliamo, non è, tanto per fare un paragone, il Bari dell'anno scorso. Perché il Bari ti ci manda in 100.000, a Parma è tutta un'altra musica, considerando la Padula. Quindi dico, secondo me la Padula può rimanere, perché lì credo, la vedo difficile a Parma che risolvano questa situazione. Lì andranno, secondo me, per il lodo Petrucci, quindi ripartiranno una categoria inferiore e rifaranno la trafila con una società nuova, forte, pulita, eccetera. Quindi come la Fiorentina, assolutamente. O come il Siena quest'anno. L'altro è del Pescara. Non so se sono intercorse nel frattempo degli accordi per opzioni, contro opzioni, eccetera, perché non è dato saperlo. È in prestito, non è dato saperlo. Il Pescara bisognerà capire che tipo di allenatore prende, quindi che tipo di tattica utilizza, perché Donnarumma è un calciatore particolare, sono due calciatori particolari, e la cosa che mi fa pensare dal punto di vista tecnico, avendo seguito bene negli ultimi due anni, tra l'anno scorso e quest'anno, bene proprio oltre 400 partite per aggiornamenti miei, secondo me come coppia proprio strutturata dal punto di vista soprattutto fisico non la vedrei al massimo per una Serie B, soprattutto per una squadra che parte in Serie B da matricola. Lì davanti comunque tutte le squadre di Serie B hanno un giocatore strutturato, hanno un giocatore di riferimento, poi chi fisico. Lo sbaglia, chi lo azzecca va avanti perché gli fai gol, chi lo sbaglia... Vorresti un Gerardi, che ne so, per parlare di un giocatore come struttura, di taglia media come valore, ma come di taglia struttura grossa. Fisica. In Lega Pro è stata l'arma vincente, questi due piccolini agili che scattano, eccetera. Anche perché anche in altre zone la struttura fisica, mi fermo all'aspetto fisico del Teramo, a livello di impatto in Serie B farebbe fatica. Angelo, secondo te il Teramo quanti elementi dovrebbe mettere dentro rispetto all'attuale formazione titolare per fare una B sicura? Sicuramente a centrocampo dovrà prendere almeno un giocatore di categoria superiore, di grande esperienza. Anche lì dietro credo assolutamente un centrale, e sono d'accordo con Tambone, le punte lì ce ne vuole uno di categoria, di spessore, non è che si possa pensare... faccio un discorso
prettamente fisico. Pensare, prenderanno il portiere, da quello che so, prenderanno un altro portiere, anche se rimarrà Tonti, ma prenderanno un portiere di Serie B. Insomma, devono sicuramente 5, 6, 7 elementi. Una sorta di spina dorsale nuova, dici tu. Anche gli esterni, c'è qualche cosa lì da vedere, sono esterni di categoria, perché poi diventa difficile. Piccolini, rapidi, in Lega Pro. Cenciarelli e Amadio sono un centrocampo... sono leggeri. Sono molto leggeri. Cioè, basta che guardiamo la struttura delle squadre medie di Serie B, a livello di chili, a livello di centimetri. Non discuto l'aspetto tecnico-tattico, certo, perché sicuramente sono ottimi giocatori. Però credo che nell'impatto con la categoria bisogna pensarci. Lui va a pescare tutti i giocatori che si devono rilanciare, no? Dicevo. No. Ci sono anche obblighi, attenzione, in Serie B ci sono anche obblighi degli under, quindi bisognerà capire quanti di quelli che ci sono all'altezza eventualmente per rientrare in una rosa, perché dalla Beretti alla prima squadra di Serie B credo che ci sia. Allora, Gianmarco e Angelo, prima di andare in pubblicità. Io sono d'accordo con Tamboli, volevo dire che, insomma, riallacciandomi alle parole di Vivarini, ha dichiarato, se non sbaglio, che farebbero fatica se si separassero i due attaccanti, sì, sto parlando di Donnarumma e la Padula, in Serie B, se non giocassero insieme. Al di là poi che ci vorrebbe pure, secondo me, una punta di peso. Io, se fossi nei due giocatori, proverei, se bisogna restare in Serie B, a restare a Teramo, e per l'ambiente... E perché comunque, se andiamo a vedere la carriera, non sono esplosi in Serie B, sono ripartiti, hanno fatto un anno straordinario quest'anno, se sono pronti a confermarsi per consacrarsi in Serie B hanno la piazza giusta e poi si conoscono a memoria, certo con una struttura fisica di un altro componente lì in attacco e i ritocchi di cui parlavamo, secondo me potrebbero fare bene in Serie B. Facciamo finire Angelo, poi risulta che vogliono fare una squadra per vincere. Addirittura salire. No, delle indicazioni di Giuseppe le ha date, però da lì a, credo che voglia fare una squadra. Addirittura a presentarsi per vincere. Forse come quest'anno ti presenti per salvarti e sotto sotto ci provi. Magari indovina 4-5 acquisti giusti. Lui va a vedere gente anche che ha fame, gente anche che vuole riscattarsi dall'anno magari negativo passato, e che comunque giocatori di qualità, quindi possono sicuramente dimostrare in una piazza Tranquilla e senza grandissime pressioni come Teramo, con un bellissimo stadio e anche sicuramente un tifo che sicuramente sarà molto trascinante. Giuseppe, no, dicevo, il discorso di Donnarumma già era reduce da una stagione o mezza stagione a Cittadella, esatto. E sinceramente mi aveva già impressionato, tant'è che quando ho visto che l'aveva preso il Pescara pensavo che fosse nell'ottica lì, però chiaramente ne erano tanti anche a livello di organico. Anche lui si sarebbe perso quest'anno. Sì, probabilmente lì voleva giocare con i tre attaccanti e lui non era né un attaccante centrale né proprio un esterno di fascia, per cui hanno fatto questa scelta dal punto di vista corretta per valorizzarlo. Però per dire che credo che il Teramo abbia un vantaggio fondamentale in questa prossima Serie B. Cioè, se riesce a mantenere l'allenatore, se riesce a mantenere la struttura, il gruppo, può contare nei pochi cambiamenti per una partenza sparata. Non sarà favorito dal calendario, perché beccherà tutte le teste di serie, eccetera, come funziona così. Però secondo me, come tutte le neopromosse che non stravolgono, si potrà giocare questa chance che non è da sottovalutare. Allora, pubblicità, poi rientriamo per celebrare l'impresa del San Nicolò e poi andare verso la parte finale. E allora, siamo circa 8-9 minuti dalla fine della puntata, stiamo per vedere il servizio del San Nicolò. Prima qualche altro messaggio, andiamo a smaltire, così poi ci concentriamo sul campo. Signor Tambone, ma le pare che Di Nicola ha potuto combinare tutte le gare da solo? L'Aquila Calcio, come è successo in passato per altre squadre, per responsabilità oggettiva deve essere retrocessa nei campionati inferiori, ma allora le leggi non esistono? Poi dopo magari una breve risposta da parte di Tambone. Non ci siamo, sono abruzzese, ma non si può difendere l'indifendibile. Di Nicola è un tesserato dell'Aquila e quindi la responsabilità oggettiva del club è chiara e netta. Per questo ci sono penalizzazioni di almeno 20 punti o anche la retrocessione diretta, come dovrebbe essere. Noi non stiamo difendendo, precisiamo, noi non stiamo difendendo nessuno. Commentiamo i documenti. Noi abbiamo detto solo che c'è andiamo a smaltimento, poi rispondiamo. Buonasera Andrea. Ma che dire, siamo alle solite. La soluzione sarebbe l'abolizione delle scommesse nei campionati minori, solo così si eviterebbero queste vicende scandalose dovute ormai anche al fatto che girando così pochi soldi ci si butta anche in cose illecite pur di racimolarne un po'. Mirko, ciao Mirko e grazie.
Andavo allo stadio per vedere un gioco vero tra sudore e voglia di vincere, ora è solo vergogna, non andrò più a vedere finzioni, avrei voluto vedere il gioco, quello vero, scrive Francesco, messaggio amarissimo, bello, devo dire. Bello, tanto questo. Bello quanto amaro. Buonasera a voi tutti, ma il signor Di Nicola pensa che all'Aquila siamo degli imbecilli, stupidi, adesso si gode le bellissime ferie, un po' di sarcasmo. Mm-hmm. E ci può stare che insomma, dopo quello che insomma, è emerso, qualcuno si senta tradito, no? Nello spirito di tifoso. Già 3 anni fa capitava che molte partite dell'Aquila erano sospese dalle agenzie e nessuno sapeva. Vabbè, queste sono congetture che lasciano il tempo che trovano. Finalmente liberi da Ercole e Di Nicola, se ne vada via per sempre dall'Aquila, dice questo. Lo potevano vedere lì, era simpatico. Troppi gufi contro l'Aquila Calcio, sia in città che in regione. Si evince chiaramente anche dalla trasmissione, la responsabilità della società o dei giocatori non sono finora trapelate. Non è il caso di gettare gratuitamente tanto fango su una realtà sportiva. C'è ancora... No, allora, noi precisiamo ancora una volta, noi non stiamo condannando nessuno. E difendendo nessuno. Anzi, abbiamo avuto anche l'intervento del legale di Ercole e Di Nicola, ma ci mancherebbe altro. Stiamo facendo una trasmissione provando a discutere di fatti che sono all'attenzione di tutti e che derivano intanto da un decreto di fermo. Poi dopo tutte le altre valutazioni saranno fatte in base allo sviluppo delle indagini che dovranno portare poi ad accertare se ci sono responsabilità o ad accertarne nessuna se non ci dovesse essere delle responsabilità. Quindi noi non stiamo facendo nessun tipo di processo. Penso che insomma Angelo e Gianmarco volessero dire questo, anche se poi Giuseppe è stato tirato in ballo da quel primo messaggio in sintesi. Dove mi si chiedeva, ma allora nel caso specifico, avendo letto l'ordinanza, credo, ve la racconto così come fissata lì, per gli inquirenti, quindi ancora una situazione di ipotesi, il direttore dell'Aquila è praticamente il deus di tutta un'organizzazione ramificata in una serie di società collegate, dove ogni società aveva un referente, una persona che faceva parte di questa pseudo organizzazione ancora tutta da provare, e che quindi attraverso questa situazione, quindi si ipotizza calciatori o allenatori, dirigenti eccetera, c'era la possibilità di, tra virgolette, decidere il risultato di determinate partite. Questi risultati venivano poi, la certezza di questi risultati venivano poi vendute, tra virgolette, a persone dall'estero che puntavano dei soldi, davano dei soldi per saldare chi doveva saldare. Quindi sicuramente già essendoci un'associazione ci sono tutta una serie di situazioni già emerse, e secondo me, proprio per il discorso che facevo all'inizio, dei calciatori, l'anello mancante, in questa seconda fase usciranno eventualmente questo secondo anello. Se non c'è questo secondo anello, allora qualcosa non perde va anche forza, nel primo. L'indagine perde clamorosamente di forza. Allora, San Benedettese San Nicolò 0-2, grande impresa della squadra di Massimo Epifani. Andiamo a vedere il servizio confezionato da Jacopo Forcella. Il sogno continua, quello del San Nicolò, che sembra avere un conto aperto a questo punto con le squadrette in rossoblù. Dopo il campo basso, infatti, ad inchinarsi ai biancazzurri di Epifani è una San Benedettese che, livida di rabbia, termina in 9 uomini e con Nicoletti di Catanzaro scortato dalla polizia fuori dal rettangolo verde al 90°. E dire che i marchigiani partono forte in un primo tempo alla camomilla. L'indecisione della coppia Ambogi-Lupinetti al quinto libera Tozzi Borsoi, all'ultima uscita in maglia Samb, lob morbido per la punta, ma che non inquadra la porta. Si diceva dei ritmi blandi, almeno nei primi 45, ravvivati solo dalla sventola da piazzato di Chiacchiarelli che scalda i pugni di Fulop. E chiusura ci prova Napolano, ma cicca col destro che si vede, non è il suo piede. La ripresa sarà di tutt'altro tenore. Al nono, infatti, la ripartenza di Stivaletta è stoppata dal fallaccio di Fedi per Nicoletti e gioco pericoloso, rosso diretto per il difensore della Samb e marchigiani in inferiorità numerica. Palucci arretra Baldinini sulla linea dei difensori, ma l'occasione del blitz è troppo ghiotta per il San Nicolò, che infatti alza il baricentro. Epifani inserisce Moretti e sarà la mossa decisiva. Al 62esimo solo la deviazione di un difensore della Samb fa in modo che la conclusione di Chiacchiarelli non trovi il bersaglio grosso. Stivaletta da corner non trova la porta, issandosi più in alto di tutti, ma è al 72esimo che la qualificazione prende la strada di San Nicolò. La percussione da sinistra è di Valim, il cross è col contagiri, Fulop esce in maniera non perfetta e Moretti con la punta del destro deposita la palla in fondo alla rete. Cammino ancora più in discesa quando, dopo 4 minuti
minuti Borghetti ne è entrato, la combina grossa spianando la strada proprio a Moretti, l'estremo rosso-blu lo stende, il rosso per il portiere Sacrosanto e da là, più che la punizione di Chiacchiarelli, alle proteste sempre più veementi del Riviera delle Palme. A farne le spese anche Silvio Paolucci, allontanato al minuto 80. Gli spazi per il San Nicolò però adesso si fanno ampi, Stivaletta non ne approfitta e sarebbe stato un errore sanguinoso se Padovani all'83esimo avesse trovato l'impatto giusto da buona posizione per far male a Lupinetti. Il finale, 7 minuti di recupero, è ancora più incandescente. Sam che protesta per un presunto mani di Gabriele al 92esimo su cui Nicoletti sorvola. Il fischietto calabrese invece punisce il fallo proprio su Moretti nel momento in cui la punta si trova in area marchigiana. Chiacchiarelli dal dischetto batte Marani e di fatto chiude con qualche secondo di anticipo una gara che dà al San Nicolò e lascia passare per la sfida di domenica contro il Fano. Per la Sam invece solo tanto amaro in bocca. A questo punto non c'è due senza tre. Ma noi continuiamo a vivere un sogno. Oggi siamo venuti qua e da sottolineare la prestazione di questa squadra che dopo due giorni a Campobasso, che ha speso tantissimo, ha fatto un'ennesima grande partita e l'abbiamo preparata solamente in un giorno, perché siamo stati bravi al primo tempo a tenere molto la palla, a farli correre, a farli stancare. E credo che tutto questo ha portato poi al secondo tempo a vincere la partita con grande merito, l'ho detto domenica, una squadra matura, è maturata, una squadra matura che è venuta qua, ha giocato, ha creato occasioni da gol e ha colpito il momento giusto quando io ho messo Moretti cercando di vincere la partita. Tante proteste qui a San Benedetto per la direzione arbitrale, cosa ti senti di dire? Ma guarda, io penso che l'arbitro è stato bravissimo, perché su due episodi dell'espulsione, la prima non credo che sia ultimo uomo, credo che sia fallo cattivo, e seconda espulsione solo contro il portiere credo che sia netta, però al di là di questo io penso che in queste partite non ci dobbiamo appigliare all'arbitraggio. Io penso che San Nicolò è venuto qui, ha giocato sempre palla a terra, ha cercato di fare sempre gioco e ha vinto meritatamente, quindi credo che questa è la cosa più importante. Poi mi dispiace per la San Mettese, perché vedere uno stadio così, con un pubblico così, c'entra ben poco con questa categoria, mi dispiace, ma sono contento per la mia squadra. Complimenti davvero a Massimo Epifani e a San Nicolò, davvero una grande ascesa, come ha detto lui, una squadra che è maturata tantissimo. Ti ha sorpreso questa coppia di vittorie, prima a Campobasso, poi oggi a San Benedetto? Massimo sta facendo molto bene, veramente l'abbiamo incontrato qua, è stato ospite insieme a me, l'ho sempre detto, insomma, sta facendo un lavoro serio, preparato, una società piccola ma seria, dai, vediamo quello che succede. Pensi che sia un predestinato Epifani? Penso proprio di sì. La stoffa per... C'ha un bel carisma, una bella personalità, parla molto bene, ha un'ottima dialettica, preparato anche, oltretutto ha comunque fatto una buonissima carriera da calciatore. Non di prima fascia, ma insomma ha fatto il suo e credo che possa belle soddisfazioni. Penso che possa fare bene, lo sta dimostrando. Gianmarco? Un altro esempio della gavetta che serve e soprattutto dell'esperienza anche da calciatore, perché è vero ci sono anche molti allenatori che non hanno giocato ad alti livelli, però sono veramente delle eccezioni, altrimenti l'esperienza anche da giocatore, il bagaglio che ti fai, se sei bravo poi lo riesci anche a sfruttare nella nuova attività. Ha fatto un lavoro straordinario e secondo me ci sono tutte le possibilità. Poi in eccellenza, ha rivinto un campionato d'eccellenza, ma è un gruppo, lo vedo un gruppo il San Nicolò, un po' come il Teramo, se no non è un caso che vince le partite al 94esimo, cioè quando hai la fame fino all'ultimo secondo può essere fortuna una volta, ma altrimenti ha creato un gruppo e poi c'è l'entusiasmo comunque della sorpresa, no? E quindi anche a livello mentale ci sono tutte le carte in regola per vincere almeno intanto il girone, poi vediamo quello che succederà. Ma buono, è un predestinato Epifani? Ma l'allenatore è un ragazzo che piace tantissimo, perché è uno di quelli che si ingegna, che lavora sulle idee, che mette il lavoro in campo. Quando non hai grossi budget a disposizione, grossi calciatori, non fai proclami come non ha fatto proclami, ti metti lì e lavori. È una squadra che durante la stagione ha collezionato tantissimi pareggi. Quei pareggi erano delle mancate vittorie, esatto, perché forse mancava qualcosina, e la squadra, come dice lui, è maturata, e quindi tutto quello che ha, il lavoro fatto settimanalmente, granello dopo granello, e adesso se lo ritrova, ha buttato fuori due delle squadre che secondo me, due delle 3-4 squadre che erano accreditate per questa stagione. Due piazze importanti comunque, due grosse squadre come il Campobasso e la San Benedettese. Certo.
Allora, con l'aiuto di Gianni, vediamo l'arbitro di domani sera, ore 20:45, la Supercoppa tra Salernitana e Teramo. Ricordiamo che il Teramo potrebbe giocare anche per il pareggio e poi, battendo il Novara al Bonolis, nell'ultima giornata vincerebbe la Supercoppa. La Salernitana invece deve cercare di vincere dopo la sconfitta di Novara, e anche con tanti gol di scarto, ma ha tante assenze. Intanto l'arbitro, che è Alessandro Caso di Verona, è un quinto anno, 85 partite dirette, 39 vittorie interne, 31 esterne, 15 pareggi, un solo precedente col Teramo, Teramo Reggiano 1-0, ha 5 precedenti con la Salernitana, 2 vittorie per la Salernitana, 2 sconfitte e un pareggio. Questo per quanto riguarda il direttore di gara. Andiamo a vedere la probabile formazione della Salernitana, che come detto potrebbe ritoccare un po' lo schema, anziché il 4-3-3 il 4-2-3-1, tante le assenze. Tuia e Trevisan sono squalificati, infortunati Colombo, Pezzella, in forse, molto in forse, l'ex pescarese Bocchetti, in forse, ma dovrebbe recuperare anche il terzino sinistro Franco, che ha avuto un attacco di gastroenterite, infortunato anche Davide Moro, dovrebbe dunque mancare anche lui. Quindi 4-2-3-1 con Gori in porta, Bovo, l'ex biancazzurro, un altro ex biancazzurro, ex Pescara, Andrea Bovo, che viene sacrificato nel ruolo di terzino destro, è una ipotesi. Poi Bianchi e Lanzaro, difensori centrali, e Franco a sinistra. In mediana l'ex Teramano Favasuli con l'ex Virtus Lanciano e Castel di Sangro Pestrin. Poi davanti questo attaccante giovane di cui si parla molto bene, Cristea, supportato alle spalle da Khalil, Negro e Gabbionetta. Chiaramente è una formazione un po' obbligata, è sicuramente una formazione molto spregiudicata, ma come detto la Salernitana deve cercare una vittoria anche con tanti gol di scarto. Salernitana che è un po' preoccupata, perché girano delle voci su coinvolgimenti anche nel calcio scommesse, tra l'altro tra le ultimissime una delle partite segnalate sarebbe un Salernitana-Benevento, quindi addirittura lo scontro diretto tra le due squadre che hanno dominato il girone. Tant'è che se riescono a organizzare queste partite di vertice così sono proprio dei fenomeni. Sono fenomeni veramente incredibili. Se viene organizzata la partita che vale il campionato, che vale un campionato, per di qua e di là, come fanno a metterli d'accordo non lo so, però incredibile sarebbe, vediamo anche questo, incredibile. Noi arriviamo, per serio il facito, vedi, siamo davvero al termine, è stata una puntata diversa dal solito, che purtroppo insomma non poteva non passare attraverso quello che è accaduto. Staremo a vedere, seguiremo anche gli sviluppi di tutte le vicende, vedremo anche all'Aquila, aspettiamo ormai l'ufficializzazione di Alessandro Battisti e chissà dopo anche l'ufficializzazione del nuovo allenatore. Grazie al procuratore Angelo Arquilla, grazie a voi Gianmarco Menga del centro, grazie al dirigente sportivo Giuseppe Tambone, grazie che ci ha dato una importante illustrazione di quelli che possono essere gli scenari futuri, grazie a Gianni D'Areo in regia, al coordinamento tecnico, grazie a voi che ci avete seguito. L'appuntamento è a mercoledì prossimo con Pro e Contro. Buona serata.